viene battendo in due weekly me e due weekly Spat. Attenzione! Quindi si è veramente rivelato un giocatore che ha grandi potenzialità, sì, e è in grado di battere ai più forti, possiamo ma dire. Almeno i weekly ancora è da confermare nei mensili, dove mensili comunque lui ha più difficoltà forse di mindset, è ancora ciò su cui deve lavorare, quindi oggi lui è qui per dimostrare, confermarsi, per dimostrare che effettivamente è da considerare un top palermitano. Sì, vuole diventare questo. Ok, cioè, ha finalmente scoperto comunque le sue, ha raggiunto forse la maturità, punto interrogativo, ma vabbè, anche forse russe dal anche campo, forse russe è un giocatore che più volte sì. di saper tenere testa tutti, quindi sarà molto interessante questa sfida tra giovani. Cioè, sì. Il futuro di AMS. Peccato che è il loser questa sfida, perché comunque uno dei due dovrà lasciarci e andare contro G. No. Io sono contro Tuturu. Ah, contro? Allora Tuturu, io sono. Andrà contro forse Shimbur. Andrà contro Shimbur, sì. Contro l'altra, diciamo, promessa già. Già un confermata, abbastanza mantenuta. Da diciamo. Molto tempo, diciamo. Va bene, e allora? No, abbiamo perso un attimo il torneo. Allora, va bene, leggero. Ah, la spagnola! Questa era la portoghese. Questa è la variante portoghese della spagnola. Comunque, noi amiamo le latine, ragazzi. Siamo italiani, sangue latino. Mamma mia, forze russe, è bravissimo. Trova lo stock nel modo Zairo, più stylish possibile. La mossa più stilosa di Rob. Senza dubbio, edgeguard, attenzione, perché dopo è pochissimo. Molto bravo, peccato. Ma siamo di nuovo offstage. Riesce a entrare veramente con l'acqua al collo. Sì, aveva quasi trovato l'edgeguard che gli avrebbe dato il 2 stock veramente di prepotenza su Alpha, ma ancora forse russo il momentum è tutto alla sua. Bravo a recuperare Alpha. Bravo Alpha. Sì. Avrebbe trovato la meteora. Sarebbe finito negli abissi di Lylat, nello spazio profondo. Scuda molto bravissimo bene, forse russo. Riesce a sfruttare al massimo la pesantezza del suo personaggio ancora. Forse un po' troppo aggressivo in questo stato. Doveva andare di scudo, non di... Sì, di spot oggi, perché alla fine Cloud con la grab non può fare molto, soprattutto con un personaggio pesante come Rob. Sì, ma forse russe a incalzare verso l'alto, sì, verso sì. l'offstage, non... Ok, la Cloud vuole questi maledetti. Ah, attenzione, appelli. Se avesse trovato la grab sulla piattaforma con un bebop non so cosa sarebbe potuto succedere. Sì. Dipendeva forse anche un pochino della DI, perché era un po' più bravo. Bravo, qui a recuperare. Ha lisciato Lylat. Caster Curse. Ha lisciato Lylat. Cioè c'era il sapone. Sì, non so com'è possibile che non si sia appeso. Davvero uno. Chi ha messo il sapone sul ledge? Io pure prima sono scivolato. È successo anche prima a me, però in free play. Quindi già due vittime di Lylat. Di Lylat. E sappiamo che da quando questo stage è in neutral, diciamo uno degli stage, non è più un counter pick, miete molte più vittime. Sì, ultimamente c'è una vera e propria campagna contro Lylat. Contro Lylat fa schifo. In molte parti del mondo, molti giocatori la vogliono bannare. Io sinceramente non mi trovo così no, male. No, peccato che ogni tanto succedono queste cose strane, Lylat perché... Secondo me alla fine è giusto che ci sia. Peccato per queste piccole cose inspiegabili che accadono. Sì, perché per il resto secondo me la varietà degli stage è molto importante. Quindi si continua. Vediamo. Forse Russia subito col gyro. Va a mettere pressione. Alpha molto bravo, un po' campera e un po' va in attacco. Difficile da prevedere la sua mossa. Stanno studiando con piccole mosse. Ottima, piccola combo. Ancora legge la roll. Ha cercato veramente un'opzione che sarebbe stato un zero to death su Alpha. E veramente nella testa gli avrebbe fatto ancora più male che nel gioco. Alpha non riesce a mettere gli up air. Sì, non ha fatto una combo di up air effettivamente. Molto di più Rob. No. Eccoli qua. No. Niente, non va. Va a prendere il gyro. Una scelta strana. Sì, infatti cosa ha concluso. Niente, riesce a mantenere il limit, però molto bravo adesso. Vediamo il juggling. Bravo. Niente, molto bravo forse russo comunque a non farsi palleggiare da Alpha. No, Alpha comunque ha mantenuto la freddezza nonostante quello che è successo poco fa. E sta giocando con calma. Bravo. Molto ancora bravo la pressione, sì. Qua molto bravi ancora a tenere lo scudo.
scudo che si riduce della metà, ma... Sì, sì, no, devo dire entrambi molto attenti in questa fase di gara. Un ottimo side B da parte di Alfa, che adesso cerca l'edgeguard. È pericoloso, è pericoloso e coraggioso. Però Alfa, il coraggio coraggioso, ma non viene ricompensato per il suo coraggio. Peccato. È veramente forse un po' troppo forse incauto. Forse l'ha fatto contro il personaggio sbagliato. Sì, esatto. Il Nair ancora veramente dentro. Pesante Cloud, mamma mia. Basta, cioè, Rob, non vuole morire. Così Alfa. Cioè, un personaggio come Rob può farti troppo molto male. Soprattutto hai uno stock sano, mentre il tuo avversario è a 140, non hai bisogno di trovare l'edgeguard. Un giocatore che si prende tanti rischi, lo stile aggressivo comunque. Bello, però ci piace, diciamo, questo ci stile. Ci piace vederlo, bisogno. Però comunque appunto questi rischi spesso si concretizzano portandolo a queste situazioni un po' bruttine. Però il trova lo stock col backhand. Adesso tempo. È col limit carico, quello aspetta sullo stage. Sembra volergli dire: non ho paura di te, robottone. Il robottone, però, intanto risponde con down throw fair. Un attimo, pop. La percentuale comincia a diventare più calda. Però, se la piattaforma si è mossa, se no la combo di Alfa poteva diventare veramente enorme. Ancora legge gli air dodge. Veramente un problema atterrare adesso per forze russe, che col suo magico nair riesce a trovare lo stage. Qui aveva comunque una grab a disposizione. Ancora attenzione, vai a mettere pressione, bravissimo forze russe. La piattaforma però arriva in sostegno di Alfa, impedendogli di sprecare il limit. Avrebbe concluso lo stock così, non male. Molto un po' in Alfa con i perfect shield, se avete notato. Sì, è vero, è vero. E ancora il nair di Rob molto safe, vediamo. Copre il landing. Ancora riesce. Non so come la spagnola non è entrata. La Pair è stato in grado di neutralizzare il giallo. Non va questa volta on stage Alfa. Va bene. La possibilità di killare qui è per entrambi veramente pericolosissima. Pivot side B. E trova lo stock così. Distrugge praticamente a cartoccia Rob. Queste hitbox veramente grandi, difficile da tradeare. Quello delle serie siamo con. Ok. Va bene. Morite, io ancora non so cos'è questo torneo, però ora mi spiegate bene. È un torneo che praticamente ci sono 13 serie. Tutti i personaggi sono raggruppati in queste serie che ha deciso Spat. Vabbè, sono le serie sono di giochi. Sì, tipo giochi. Personaggi di okay. Mario, personaggi di Zelda, Pokémon e così via. Tu sorteggi, ti esce una serie e devi usare un personaggio di quella serie. Ok. Quindi bellissimo. Sarà interessante. Bello, interessante. Sono 13 spatte le divise in 13. Spero che non ci sia la serie Street Fighter, la serie. Vabbè, penso ci sia. Quindi è solo Ryu. Vabbè, quella dei, certo, dei DLC. Non possono capitare quei personaggi. Certo. La serie dei DLC, ho capito. Poi vabbè, magari tipo Don Kiko, magari Wario e altri personaggi sono stati, come dire, raggruppati in Mario, magari. Certo, per ci può anche stare. Sei bravo. Va bene, forse Russo è un po' come nella partita di prima, decide di partire molto forte, ma ora Alfa, vediamo la combo. Alfa mamma mia, Alfa la combo è pericolosissima. È caduto. Questo Pascal non credo che avrebbe killato, ma avrebbe fatto molto male. Tanti danni. Ancora continua con down tilt a Pair. Forze russe veramente in difficoltà. Notare che forze russe, nonostante abbia appena perso su Town City, che era il pick del suo avversario, continua su Town City. Un ottimo stage per loro. Sì, entrambi vogliono killare forse in alto. Ma anche per Cloud con un side del genere su Town City non perdona. Sì, non perdona affatto. Adesso la situazione è molto a vantaggio di Alfa, perché ha trovato lo stock veramente presto contro un personaggio pesante come Rob. È la sua occasione di capovolgere il set sicuramente, dopo diciamo una partenza bruttina. Sì. No, veramente gli sta mettendo una pressione in questo momento tremenda. Sta leggendo praticamente tutto. Tutto, veramente molto preciso. Questo lo space di Cloud come Dio comanda praticamente. Esatto. Lo space invece. Bene, col suo nair comunque riesce ad atterrare forze russe in qualche modo, ma le effezioni sembrano veramente poche. Ancora nair. Sì, sta spammando un po' questi nair, è l'unica mossa con la quale riesce a entrare a non farsi punire in modo devastante, però adesso Alfa lo legge. Da un air di Cloud può passare oltre qualsiasi cosa. Mamma mia, forse non ci sta. Veramente una potenza questo up smash. Sì, molto bello, molto lento, anche molto pulito. Intanto il cane abbaia e dice Sì, anche i cani mal sopportano le vittorie di Cloud. Come lo vedo, Mattia? Vabbè, comunque
Va bene, totale controllo da parte di Alfa che trova Down Tilt a Pair. Ok, scusateci ragazzi, potete dirci se lo stream sta laggando oppure no. L'audio, il lag, cioè la qualità dello stream com'è al momento. Perché abbiamo un sospetto, però se potete aggiornarci sulla situazione, qualche feedback. Adesso Alfa, dopo aver perso il primo match, è molto in controllo, soprattutto Alfa in questo secondo. È diventato un treno. Sì, sì, sì. Però vediamo, c'è un cambio okay. da parte di Forze Russe e DK. Ah sì, il suo DK e il suo submain. Diciamo, Forze Russe però è un giocatore che ha una, come abilità base, una discreta velocità ad adattarsi. Quindi non è... non viene spesso travolto da degli altri. No, non lagga lo stream, non lagga. Tanto Forze Russe riceve del coaching, forse sappiamo da chi. Dal buffone. Non lo fate durare troppo. Va bene, torna subito a giocare, siamo pronti per partita. Vediamo dove si gioca di nuovo, su Town and City. Nuovo su Town and City. Ma evidentemente ritiene che... ah vabbè, giustamente con DK. Beh, però guarda che bello il camping di Claudio, anche se trova subito il Bair, forse. E si fa di tilt e a fair. Il juggling è ancora più violento di quello di prima. DK può fare meno di Rob, forse, in questa situazione. Gli servono le grab. Mamma mia. Claudio veramente spaventoso. Bravo, molto bravo. Sì, sì. Gli baita la fire subito e poi glielo dà alla fine. Quando l'ha droppato lo scudo Forze Russe. Intanto arrivano i danni qui per DK. Sì, è importante qua però convertire bene tutte le occasioni di entrare con una grab che ha Forze Russe. Come parli? Ok, sicuramente qui. Alfa, vediamo se va di finish in touch off stage. Che cosa significa? Intanto qui voleva prendere il recupero di Cloud con il down smash di DK. È veramente una bella opzione. Sì, 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 perché anche proprio bella vedersi. Entrambi offstage possono farsi male. Vediamo adesso Forze Russe. Sì, forse cerca. No. Forse Alfa dovrebbe smetterla di andare è così. È un po' rischioso. È più rischioso per lui che per DK. Sì, anche se il recupero di DK lo sappiamo, è molto orizzontale. Sì. Però Cloud con Neilman è orizzontale. Sì. Sì, 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 potrebbe provare con Down Air. Cos'è questo? Non ci non siamo. Non è niente questo. Jab 21. Jab. Vediamo se lo porta lì al ledge, no? Cloud è ancora dentro. Dovrà sprecare il limite. Sì, meglio che morire. 130, 126, molto più even. La perdi di che lo sfiora. Vediamo. Cloud non ne vuole sapere di... colpisce addirittura da sotto il punch. Back air, spaziato bene, entra. E adesso lo stock, sì, Alfa è lontano uno stock dalla vittoria, quindi one more stock per lui. Però ottimo back air da parte di Forza. Sì, Forza Russe lancia una tempesta di aerea. In qualche modo qualcosa dovrà accadere. Mamma mia, vediamo che succede. Si qua. Riparte. Oh, riesce a scappare qua di parte. Sì, è scappato. Buon per lui. Ha il pugnone carico, ricordiamolo, eh. No, però non si sfugge da Cloud. Quando muore, certo, 74 danni, come abbiamo potuto vedere. Nair in fake, però questa per combo, però, forse non è infatti molto... Sì, finish in touch, sì, cerca sempre lo stile eccessivo. Ricordiamo che se dovesse vincere Forze Russe si va al 2-2, game decisivo. Non mi è piaciuto tanto questo finish in touch, no. Non penso che sia stato uno schifo. No, non penso, penso abbia cercato. Ding dong che non va. Forse troppo rage per... Mamma mia, trova l'edgard. Il nero che quello che dicevamo prima, trova l'edgard. Forze Russe non contento. Forze Russe un vabbè, po' ci sta. Infastidito. Ci sta. Quindi 3-1 Alfa onesto. 3-1 Alfa convincente con Cloud. E adesso